Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2020, pronti per il Gran Premio di Francia. Ho fatto le mie prove libere al Paul-Richard. E altra cosa che possiamo andare a vedere è qua iniziamo a vedere un pochino di cedimento per alcuni componenti, soprattutto l'unità generatore motore che genera riscaldamento, la MGUH, e che al 60% di usura non è poco, però per il momento le teniamo ancora, e il turbocompressore. Poi magari dalla prossima andiamo a cambiare qualcosina, o meglio queste le teniamo per le prove libere e cambiamo qualcosina. Questo ragazzi è il primo gameplay che registro con il nuovo PC, sembra aver tenuto tutte le impostazioni, sembra essere tutto ok, sia volante sia le impostazioni di gioco. Anzi, in realtà nelle prove libere mi sembrava anche di andare meglio. Ora non so se magari è perché il gioco è più fluido, e per quanto anche prima fosse molto fluido, adesso lo è estremamente. Ho messo tutto al massimo per quanto riguarda i dettagli. Prima non avevamo tutto al massimo, per quanto poi i video su YouTube, insomma, vediamo come verranno. E questo è quanto. Quindi mi sembrava che guadagnato di fluidità, più di questo non può andare lo schermo, diciamo 144 Hz. Ma a parte questo, era giusto per dirvi, perché non so se ci sarà qualche problemino tecnico o meno, spero di no, però per il momento sembra andare tutto bene. Calcolando il nuovo PC, di solito qualche piccolo problemino ci potrebbe anche stare nei primi settaggi. Prove libere sembra essere andato tutto ok. Adesso vediamo anche in qualifica cosa riusciamo a combinare con la nostra sportiveggiante. Sicuramente c'è un maggior senso di fluidità, per quanto anche prima eravamo intorno ai 100 fps, adesso 144 fissi. Dobbiamo vedere in gara in realtà, perché in gara ci saranno tutte le macchine vicine con tutto al massimo, vediamo un pochino come va. Sta di fatto che De Vries va, lui va forte, lui va molto forte. Comunque poi arriverà anche il video dell'assemblaggio del nuovo PC prossimamente. Preparo il video e ve lo porto. L'ho sbagliato su quel cordolo, non bisognava salire. Abbiamo perso un pochino nel finale, potevamo star più vicini a De Vries. Ecco, a me una cosa che ho notato, ogni tanto mi salta l'audio, però non so se è un problema mio in cuffia, se salta l'audio, spero di no in realtà. Le spero qualifiche di no, sono no. Terminate, quindi rivediamo i primi. Guarda Perez! Bottas e Sergio Perez. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Ok. Primi 10 piloti in un secondo con la sportiveggiante, una Mercedes e una Renault lì davanti, e noi dobbiamo cercare in gara di recuperare qualcosina. Qualifica qualche errorino di troppo, in realtà si poteva sicuramente far meglio, e cerchiamo in gara di evitare questi errori che abbiamo fatto nelle qualifiche. E vabbè, per il resto cielo sereno, e quindi signori si va in gara con la nostra sportiveggiante, che al momento è leader del mondiale, leader incontrastata, perché due auto veramente devastanti, sia buongiorno e benvenuti al circuito. Noi che Nick stiamo andando molto bene oggi, il Gran Premio di Francia un evento che risale addirittura al 1906. Si è disputato su molti tracciati nel corso degli anni, regalandoci momenti incredibili, da Digione a Magny-Cours, entrati nella storia dell'automobilismo. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi. Ricontrolliamo se qualcuno fa cambiamenti. Di ieri, Nick De Vries si posiziona in pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Non davanti Perez, nessuno ha cambiato niente. Daniel Ricciardo e Verstappen. Va bene, va bene. Signori, andiamo a vedere un attimino la strategia. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così.
5-8, 5-8, io terrei 5-8 che ci dice lui, poi non so se ci farà cambiare qualcosa in corso d'opera, vedremo. Benzina 13-8, direi che anche 13-7 va. Più che altro perché le gomme sembrano consumarsi abbastanza. Comunque ragazzi, voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, anche al secondo canale dove ci saranno altre cose. E adesso con il PC nuovo possiamo fare anche live fatte decentemente di Formula 1, quindi seguitemi anche sull'altro sito per le live. E signori, pronti per la gara con la nostra sportiveggiante dalla seconda fila. Motore un po' malconcio, ma motore malconcio e partenza disastrosa. Partiti molto male. Vediamo lì la spia del motore accesa, ma forse il fatto è che non abbiamo fatto così tanti gran premi, quindi andare a cambiare subito subito tra virgolette le componenti, perché siamo comunque al decimo gran premio. Però volevo tirare ancora un po', perché sennò poi siamo in difficoltà. Ok, una bella partenza. Proviamo a salire adesso. Ci proviamo. Bella partenza no, non direi proprio di no. Però vediamo, uppela, se pian piano ci rifacciamo sotto. Guarda lì De Vries come se ne va. Quello sarebbe sempre il cordolo da evitare, però dipende anche dalla velocità che abbiamo. Qua siamo ripartiti molto bene e abbiamo la potenza dalla nostra con il motore Ferrari. Stranamente potente. Vabbè, abbiamo migliorato in modo abnorme. Attenzione, Lewis Hamilton si prova ad insinuare. Ho sentito una tacchettata. Motore. Aia, l'anteriore sinistra. Spero che non si ripresenti il problema di attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Che era Zandvoort dove le gomme stavano per esplodere. Sì, questa però effettivamente è una pista molto simile, inteso come c'ha sti curvoni veloci come Zandvoort, quindi potrebbe anche essere il problema. Aia. No. Mi sa che... Ma comunque hanno cambiato qualcosa, perché gli assetti sono quelli stiamo accumulando di prima. MGUK. Dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Non è tanto quello, sono le gomme che mi preoccupano a me. Ci biondo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ma ritmo non è di vero, 3 decimi guarda a giro. Pure i freni si riscaldano tanto e vanno a far salire la temperatura delle anteriori. Scusate. Questo è un problema, questo è un grosso problema. Cioè ci ha sverniciato così a secco. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMS. Se mi fai rientrare adesso forse è meglio. Al settimo. No, no. D'accordo. Lascia al quinto, ma mi sa che rientro prima. Al massimo ne faccio un altro di giro. Non reggono ste gomme.
Non so se è un problema o di assetto, ma io credo forse proprio su alcune piste, perché l'assetto, come detto, è quello degli altri anni. Magari non, magari cozza un pochino con le migliorie che abbiamo fatto, che rendono che ti precede 2,5 secondi. Potrò abbassare anche miscela, perché seri problemi, signori, seri problemi con le soft. Vabbè, come detto, pure il motore non sta al meglio, ma troppo alte le temperature. Box in questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Anche se adesso è, guardate le temperature però. Adesso le hanno riprese. Appena gli ho detto box in questo giro, tutto a posto. Vediamo come vanno ste curve. Vabbè, là è normale che si scalda, però se riesce a riprendere la temperatura normale. Il motore sembra in cattivo stato. Preparati a un calo della potenza. Allora, abbiamo il motore in cattivo stato e le gomme peggio. Si soffrirà tanto, mi sa, si soffrirà tanto. Più che altro, come detto, il motore, vedendo anche Hamilton che ci sverniciava, forse l'usura è più grave del previsto. Vabbè, vediamo. Non dare gas. Ora, con le medie dovremmo evitare l'eccessivo surriscaldamento, però cerca di portare le gomme a temperatura. Temperatura, guarda, mi basta una mezza curva. Oddio, se la facciamo la mezza curva. Stavo vedendo, scusate, il, perché quando sei box, l'Hertz te lo mette come attivato. Stavo cercando di capire se effettivamente l'avevamo dimenticato attivo o meno. In realtà no. Va bene, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa adesso che loro entreranno in box, tenendo d'occhio, come detto, le temperature degli pneumatici, che però adesso dovrebbero essere più stabili. Davanti a noi comunque ha anticipato la sosta anche Sergio Perez, vedete? Abbiamo davanti Perez. Forse anche lui problemi di pneumatici. Forse l'hanno aggiunta come dalle patch, perché effettivamente non so se vi ricordate, però quest'anno ci sono stati, consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Ci sono stati dei gran premi dove le gomme esplodevano come se non ci fosse un domani. Può darsi che una delle patch ha aggiunto questa cosa, cioè una problematica con gli pneumatici più soft, perché altrimenti strano che si sia fermato un giro prima anche Perez. Ora iniziano anche gli altri a fermarsi. Perez comunque avevamo perso troppo durante la prima parte. Adesso dobbiamo vedere più che altro Hamilton, che stava da quelle parti quando ci siamo fermati, ci stava incollato. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Peccato, però come detto, nelle prove libere avevo belle sensazioni, ma Nick è rientrato ai box. Nick ai box. Ecco che stanno uscendo gli altri. Hamilton, no, abbiamo guadagnato tanto. Almeno su Hamilton, può darsi che là. Oddio, tanto tra virgolette, però possibile che anche gli altri abbiano sofferto un pochino l'usura eccessiva delle soft. Passa la modalità sorpasso, dobbiamo spingere. Sì, ma devi stare calmo, non vedi che la usiamo ogni giro nei rettilinei, se no che stiamo a fare?
Ricciardo alle medie, ma non mi ricordo se... Dobbiamo vedere un pochino. A questo giro si fermeranno altri e vediamo dove ci ritroviamo. Sta di fatto che... sta andando peggio del previsto. Forse anche per un pochino l'usura del motore, che qua effettivamente il motore serve. Però, come detto, ho detto, se le cambio adesso non arriviamo a fine campionato. Vorrei provare a non ordinarne di nuove, se possibile. Vediamo quante altre posizioni riprendiamo. Quinta posizione, ok. Direi che ci siamo. Anzi, ci è andata bene. Ma penso che anche gli altri comunque con le soft abbiano avuto problemi. Può darsi che sia effettivamente il fatto del di qualche aggiornamento che ha reso la cosa più simile effettivamente alla realtà, ai problemi che hanno avuto in alcuni gran premi diversi piloti, come detto, con le soft che si bucavano come se non ci fossero domani. Ricciardo è a 2 secondi e mezzo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Sono un po' tanti. 2 secondi e mezzo da recuperare a Ricciardo. Vediamo se... Per quanto, come detto, la sportiveggiante potrebbe avere la potenza per farcela, ma... avessimo la piena potenza sarebbe un altro discorso. Così a un pochino a mezzo servizio il motore non si riesce a il distacco è 2,4 recuperare granché. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Molto bene. Non siamo mai stati però particolarmente veloci quest'oggi, eh? No, Ricciardo mantiene quel vantaggio. Ottima gara comunque anche di Perez con la sua Renault, che... terza posizione se la sta giocando molto bene. De Vries lo vediamo sulla minimappa che fa gara a sé. Oggi ci ha fatto vedere anche lui quanto la sportiveggiante sia una scheggia verde. Dipende, una volta io, una volta lui, dai, ci sta. Bottas invece sta continuando a battere Lewis Hamilton. Due secondi e sei, quindi non stiamo recuperando. 14,1 secondi. Noi abbiamo perso una marea di tempo quel giro dove le gomme erano veramente in fiamme. Va bene, ci risintonizziamo tra poco, tanto sai che quelli davanti non li riprendiamo e quelli dietro, se non facciamo danni, non ci riprendono. Stavamo dicendo di Perez, ma in realtà un pochino ha rallentato, infatti si stanno battagliando qui davanti Ricciardo e Perez. Noi siamo riusciti ad avvicinarci un pochino, ma insomma 4-5 decimi abbiamo recuperato. Ok, Ricciardo ci sta provando, speriamo che provi un grande assalto adesso da qualche parte, magari se sportellano un pochino sempre in amicizia, che però... questa amicizia che ci potrebbe permettere di avvicinarci un pochino anche noi. Il fatto è che Ricciardo può usare comunque il DRS. Noi non siamo mai arrivati abbastanza vicini.
Qua ci siamo avvicinati, ma diciamo che Perez per un solo giro sta facendo un po' da tappo, però Ricciardo non riesce comunque a superarlo. Nick intanto fa registrare il giro veloce. Noi in realtà quest'oggi siamo stati piuttosto lentini. Ok, stiamo monitorando la misura dell'unità a combustione. Lo so, sta esplodendo tutto, che te devo dire? Perdita di potenza. Sei all'ultimo giro. Vai Daniel, provaci. Insinuati. Fate un errorino tutti e due e via. Dai, dai, la prima volta che riusciamo a usare il DRS. Non lontani di più. Attenzione, guardalo lì. Attenzione. Grande così, bravissimo Ricciardo. Dai, motore, adesso non ci puoi lasciare. Oh. Madonna, che sta succede? Io la benzina. Finito pure l'Hertz. Finito tutto. Finito tutto, signori. Finito tutto, ma ci siamo presi il terzo posto. Forse, forse. Dai, è così, mamma mia, hai signori. Lavoro e hai guidato al meglio. Devasta, cioè un po' di culo perché si sono sportellati un pochino, ha perso tantissimo. Però ci sta, chi sta davanti e inizia a lottare perde sicuramente rispetto a chi sta dietro e cerca di dare il più velocemente possibile. Bene, così, signori. Grande prestazione, non possiamo dire niente. Ci va benissimo il terzo posto. Ringrazio Ricciardo che si è insinuato. Dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano. Il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. Signori, la fortuna aiuta gli audaci. Quindi. E non nascondono l'emozione. Oggi hanno raccolto i risultati del loro gioco. Grande la sportiveggiante. Bella lì, bella lì. Per carità, De Vries ci ha dato 18 secondi, però. La classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Oggi non sono mancate Madonna le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? No, il tempo di il mio voto di merito. 1:28.5. Noi il giro più veloce 1:29.9. Il proprietario passa in testa alla classifica. Nel frattempo, dopo 29.0 Bottas, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. È stato un no, i tempi però, a parte i primi due, sono quelli 9:9, 31. Ok, stavamo in linea con i tempi. Noi abbiamo perso parecchio tempo per l'appunto in quella fase iniziale. De Vries era imprendibile con 1:28.5, aveva comunque macinato, ma anche Bottas è 1:29.0, bella prestazione anche per lui. Però, come detto, ci possiamo ritenere soddisfatti, signori, in classifica siamo ancora primi, anche se De Vries è a meno 11, molto vicino, mentre campionato costruttori siamo a 118 punti davanti la Mercedes. Dai, oggi fortunati, non possiamo dire niente, ci sta. Ai fan è piaciuto. Sei soddisfatto della tua prestazione odierna? Guarda, direi di sì. Ci sta, come detto, problemi con le gomme, ma hai avuto sugli altri piloti? Guarda la resistenza perché sta cedendo tutto, quindi dobbiamo migliorare almeno quel reparto, perché sennò festeggerai insieme al tuo compagno dopo la sua vittoria. E perché no, certo, paga lui. Vedere il tuo compagno sul podio come ti fa sentire? Vabbè, insomma, sta andando molto bene, per quanto non sia un top. Ottimo, ed è tutto.
player, tra virgolette, sta facendo grandi risultati. Cioè, se in squadra c'avevamo tipo un Hamilton, chi lo vedeva? La macchina ha il suo perché. Per carità, sta migliorando tanto anche lui, grazie anche al nostro reparto. Vorrei sottolineare questa cosa. Però, fino a quando si tiene a debita distanza, ok. Altrimenti poi presentiamo il contratto. Allora, gli sponsor erano giusti quelli che avevamo. Più di questo non potevamo fare. Quindi rinnova sponsor, va benissimo così. Metti un po' di attività. Festeggiamenti podio, onesto. E abbiamo 4.500 punti. 4.500 punti e 16 milioni. Scusa, relazione con gli sponsor. Madonna, 15 milioni? Famo dopo? Perché io non mi ricordo quando dobbiamo aggiornare il contratto di... Poi andiamo a vedere. Per la ricerca e sviluppo, come detto, MGUH e Turbo sono quelli che stanno iniziando a cedere più degli altri. MGUK, ok. Vabbè, questo pure è importante. Il cambio sembra andar bene. Batteria. MGUH. Facciamo pure questo, signor. 1.900, poi gli altri ce li teniamo, i punti. Come fa? Però la resistenza cerchiamo di farla, insomma, cerchiamo di renderla abbastanza resistente. Le altre componentistiche, visto che comunque la sportiveggiante è al top, la lascerei così. Poi magari ci teniamo i punti per quando dovremo aggiornare quei reparti, che sarà abbastanza dispendiosa come cosa. Va bene ragazzi, io a questo punto direi di salutarci qui. Mi raccomando come sempre lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, anche al secondo, anche al canale live. E noi ci vediamo con il prossimo episodio di Formula 1 2020, la nostra sportiveggiante. Fatemi sapere insomma come si è visto un pochino il video, che forse lo metto pure in 4K. Vediamo se faccio in tempo. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.